Tu gli hai fatto perdere un torneo vinto a lui. È per quello che mi sono ripreso. Gli ho portato molto più sfortuna. Natro matchup impossibile. Natro matchup impossibile da vincere. L'è forte, però. Alibi, una merda. La 1-3 mi serve. La 1-3, capo. Qua. O la 2-2. O la spella 1 di fuoco, capo. Qua, qua, qua. E va bene. E allora? Ma che mano è? Molto interessante, capo. Ora però non deve essere rogue, perché contro Imp noi ce la giochiamo molto bene. Incantatrice tempo? Penso di sì. Vabbè, abbiamo buffato il coin comunque. Ho capito. Anche qua, ma non po' Salute. lenta. Grazie, capo. La verità è che noi vogliamo che lui fa la spella 3. Ok. E qua c'è il trappolone. Non attacchi, bro? Ma questo è un errore villano da parte tua, capo. Adesso posso fare il value trade, io. Mi pare. Aspetta, fammi con 5, 3. Sì, value trade. Errore stupidissimo. Beh, può giocare 3-3, per carità di Dio, però insomma. Sto value trade è fortissimo. I 3-3 sono forti? Sì, ma non così tanto adesso. C'ho la 3-5 che ritrada tutte e tre. In realtà ne tralda due. Non hai 3-3? Questo fa piacere. Un'altra spella a 3 il tipo. Puttana, mannaggia. Non gli posso dare amuleto. Non gli posso dare amuleto io. No, devo prendere essere bollente che non serve a nessuno dei due. Buono. Non lo so, però mi committo tutto adesso perché secondo me dai turni prossimi sarà solamente win-win. Non può far più niente. Tra l'altro qua gli 1-1 rimangono perché se ne buffa uno l'altro, a meno che non buffa e attacca all'1-1, ma sembra una cosa un po' stupida. E Rafam forse è l'unico che potrebbe fare qualcosa. O la spella 1 che fa due danni a tutti. Perché l'avversario sta giocando ancora? Perché pensa di vincere, credo, con gli abissi. Letteralmente è l'unica cosa che gli rimane. Che ansia sta gente. Il T4 va tradato. Ma Però in realtà alla fine è può vincere uscito con il gli link del abissi. torneo? Il problema è che non deve pescare, capito? Sì, tutto molto bello. Ma alla fine è uscito il link del torneo, Matti, perché Ah, sì, non allora. c'ero. Sai che non lo so se me lo ricordo. Ma chi me lo devo ricordare io e non tu? Hai ragione, caro. È un po' immatura, cioè, da parte mia. Ci mancherebbe che da parte mia. Ok, ragazzi, proveremo già a fare Magisto il turno dopo. Leviamoli tutti in limp per non farlo pescare. E tra l'altro, se non c'è Rafam, potei peggio. Vediamo se è più forte i suoi abissi o se è più forte. No. Giro
guard con tiro capo. Mi sembra legittimo. Mi sembra giusto. Una tragedia, caro. È una tragedia perché roba ho pescato. Mamma mia, bruttissima. Ne ho sentito parlare. Il problema è che pesca. Non posso far niente per impedirlo. Ah, che brutta cosa questa, però. E danni a tutti? Allaghi perché siamo un manoff per giocare l'alito. Prenderò Blizzard. Ora pesca. Ora pesca. Ora pesca, posso dire. Ora è finito. Il problema è che noi... Poi gli avvisi sono fatto male, ma... Ho tre danni. Più di me. Ti ringrazio per i tuoi servizi. Non so cosa fare per vincere. Devo fare assolutamente caso archiviato. Qua ho preso Brina Rossa perché sennò gli avevo due danni. Davo. Sì, è quello. Ha scelto di prendere Brina Rossa. Quindi, vabbè, questo è un po' bizzarro. A questo punto abbiamo due danni. A saperlo. Avete sentito parlare di me? È veramente finita adesso. Perché non ho tirato anche l'altro? Non lo so. Beatevi del mio splendore! Che succede se tiro il magistro? Non mi ricordo. Chi si ricorda? Chi si ricorda quelle carte giocato, caro? Ce la faccio andare a 10 carte in mano io? Come? Questa è una sagace domanda. Non penso. Come non parlo, tu dici? Come cazzo faccio? Comunque dicono che ti si sente basso in chat, Matti. Forse perché sei troppo steso.
Avete capito qual è il piano, sì. Questa fa 5 danni fa. Il piano è stare a 10 carte in mano e poi vediamo. Pezza cool. Perché sei cura. Non perché vince, ma sicura. Questo è incredibilmente fine. Tanto se non vinciamo il turno dopo, non vinciamo più. Guarda, quasi meglio che swarmava su board tutti questi 3-3 di merda. Perché c'era un botto ancora nel mazzo. Da cool, eh? Raga, questo è Deciditi, meritato. o hai perso o hai vinto. Questo è meritato, bro. Qua ho espresso un grande gameplay. Qua ho espresso un grande gameplay. Grande gameplay, capo. Grande gameplay. Non so se bastavano se noi danni, eh. Non credo, caro. Infatti, un attimo, però, mi sa si leader fa... cioè, ha molto ridere. No, non so se bastavano i danni se non dovevo capo. Come faccio a mi sta rida con Mordre? Cioè, saresti stato capace, però... caro. Però avevo comunque un botto di danni. Sì, allora, praticamente devo... Allora, per non entrare nel void, caro, devo parlare così. E sente molto bene, immagino. Il problema è che mi sto ingobbendo, perché questa sedia fa cagare. È della Drust, bro. Sottomarca del gaming. Rispondendo se domani ti arriva una sponsorizzazione a loro da non fare. Non c'è niente di male, Dio. Pure i cinesi lo fanno, però insomma fa cagare questa sedia. E quindi purtroppo, mentre la mia è fantastica, di Nazuma, non mi ricordo il nome... di Fumagalli. Questa invece per parlare così te ne manda. Mi viene un po' di lordosi, capito? Ico, praticamente. Ecco, a me non mi fa un cazzo. Per me, no. Dario può rimanere tutta la sera su HS. La vita si rovina la sua, mica la mia. Come un drogato con una no! in braccio. A me non mi fa un cazzo. Ma un braccio lo uso, mica lo mio. Sono un atleta, un videogiocatore sono. E Matti, che ma fai tu sei professionista? Che ci stiamo stamattina su Tarkov, tu? Perché tu che fai? Tu rosichi solo perché non puoi. Tu invidi la vita scelba e... E priva di sentimenti di Reaper, perché almeno può giocare tutto il giorno. Oggi ero messo talmente male, regà, che ho iniziato a fare raid su Interchange da solo. Non è venuto nessuno con me. Perché nessuno si fida di te, Matti. Infatti, ti ripeto, continua su HS. Perché almeno qua fai del male su te stesso. Se giochi con noi sul tappo, ci rovini l'esperienza di gioco. Poi invece, continua a drogare. Vai, invitati altre due siringhe nel braccio. Speriamo che vai in overdose. Domani, o guarda, domani, non domani, giochi per altri caro, 6 mesi. Domani mi pungeranno il braccio per capire le mie allergie. Madonna, domani, bro, se mi accorgo che non sono allergico a nulla, vuol dire che c'ho una malattia. Vuol dire che ho problemi, se no non no, sono Matti, allergico. No, Matti, immagini in merda e vai a dormire l'altro giorno e hai fatto cena con la roba fritta alle 4 di mattina. Che cazzo pretendi? I frittelletti con le alici, buoni però, capo, raga, buoni, i frittelletti con le alici. Buoni, buoni, buoni. E... no. Tu dovresti andare tipo da uno psicologo, però non per gli umani, tipo per i cavalli. Capito? Capo, è questo una mi cosa sembra strana. Un reduce di guerra nucleare, guardalo bene. Panocchio solo. Sì, ragazzi, perché ha trasmesso fino alle 2, poi ha staccato, si è fatto bene da altri due raid. Poi ha fatto, oh, raga, devo fare cena. Erano tipo le 3:30. Sì. Ma infatti, ma questa avanti ieri, non ieri. Sono da mobile e non va l'estensione. Non c'è proprio l'estensione, perché il genio non credo deve scaricare il tracker. Oggi gli abbiamo detto 6 volte. Oggi un attimo gli abbiamo detto, raga, fai una cosa, Matti, fai tutto quello che non hai fatto sta settimana. Allora, metti a posto Snap, metti a posto lo stash, scarica il tracker, tranquillo. Stavo già entrando su Interchange, capo. No, raga, domani vi prometto che... Come pesco non 4. Promette, Matti, non promette. Ancora dai premi 4. Del gruppo sub dei domani di vi prometto che metterò il tracker interattivo. Ecco. Ma come un mana pesco 4? Dai, ma sto a vedere, capo, su. Credimi, mamma, cos'è? Vabbè, comunque abbiamo un botto di tempo per rispondere poi alle sue wombo play, perché... È vero, non abbiamo niente in mano. È vero. Abbiamo sempre doppio alibi contro Rogue. Non capisce che non serve un cazzo avere doppio alibi. Però finché lui non gioca il santuario, noi siamo con... Dio, che mal di pancia. Mangia la merda. Sono imbarazzato. Tu sei imbarazzante, ma da quando sei nato, Matti? Faccio una svapata. Vai, vai, svapa. Poi fai le prove allergiche. Mm.
Domani esce l'Allergico alla Vita, magari nel 2023, ragazzi. Cioè. Meglio. Forse solo quest'anno, pure pure, ma... Non ce la faccio a giocarlo qui. Un pochito, caro, un pochito. Regà, inondazione non lo prende mai, dovete credermi, però. No, però se prende inondazione... Mi incazzo, eh? Mi incazzo, perché... stanno... Dai. Mi gioco 5 sub che sbaglia. Tanto pagate, che devi poche. Adesso, adesso pagate. Toglimi 5 sub. Ok, stai a 130. Mm. Ah, Scegli. Allora, scegli. Vabbè, hai messo, messo le sub per le sigarette? Sì. Te ne ho anche abbonati due. Per fare numero pari. Scegli. Vabbè, no, mi sono fumato una sigaretta dopo i raid, bro. Scegli, c'hai 30 giorni per pagare. Scegli. Vabbè. 30 giorni e le sub diventano 260 o 30 giorni e fai 72 euro su mercenari? M'ammazzo. C'è l'opzione C? Vabbè, non devi mettere un'opzione, m'ammazzo. Allora, 260 sub, segno, vabbè. E segna, segna. Ma dai, bro, ma quanto stai a pescare? Ma poi se non trovo ancora il santuario, sto figlio di puttana? Il fatto è che lui così non vince. E noi siamo contenti. Il problema è che devo trovare soluzione a, alla mentalità corrotta. Astro sarebbe una carta interessante da trovare. Questo non mi sembra. Ma che croce. No. Dove sei? Abbiamo solamente alibi e poi abbiamo il nu. Quando bricca sto mazzo comunque è ignobile. Proprio si vede che è legnoso. Dai. Secondo me se ti bricca 10 quarti di fila. Ok, vuole distruggermi il 6-6. Lo farà. Lo farà. Magisto pure, insomma, magisto sarebbe pure god, cioè, capito? Per almeno faccio qualcosa. Ipoteco il mio futuro. Magari essere nuova buon'anima, raga. 15k mi fa proprio comodo. Buon'anima! Manca un viaggio in Thailand, neanche forse serve 15k. Basta il pagamento, frega un cazzo, guarda. Nubiella torneo di snap. Molto una modalità competitiva, caro. Inizia, organizziamo il miss. Oh, raga, facciamo il miss. Sì, sì. Non è male come dà il miss. E comunque ancora non abbiamo soluzione alla mente contorta. Vabbè. Anche Edwin non abbiamo soluzione in realtà. Ora che ci penso, non abbiamo soluzione a niente. Però va bene così, cioè... Basta divertirsi, no? Ah, perché tu giochi per divertirti, sì. Ormai da anni. Sì, sì, sì. Pare le stesse cose dicono gli amici miei quando escono al cert. Uguale. Okay, fino al metadone, ma per arriva divertirsi. Arriva il santuario, arriva il santuario. E sarà gigante, sarà. Il problema è che noi abbiamo doppio alibi, ma il problema è che noi non abbiamo Mordresh, e questo è un problema, Magistro. Magistro pure se mi fa l'audio. Lì sto cercando di però giocare questa partita non nel giusto modo, secondo me, perché a livello di valore non vincerà mai contro Mage. Non è un jackpot, capito? Ok, Astor è un problema con Shadow Step. Stanna troia. Questo è un problema con Shadow Step, però. Se non usa Shadow Step è un cretino. Cazzo, ho spawnato la scabbata, me l'ho scordato. Opla! Ho capito. Ho compreso, va bene. Io sto per volare di sotto sulle scale mobili. Ok, runa di Antonidas è buona. Non posso usare il coin. Raid. Raid. Raid.
Ok, raga, turno dopo facciamo coin, runa del gran magistro Antonidas. Non vedo altre soluzioni. Ho tripla coppia in mano, cioè, capisci? La problematicità di questa cosa. Però non può fare shadow step su Tessalar. Tessalar la sono vendata io, eh. Ah, ok, no, ok. Ok, raga, quale carta fosse. Vedrai cosa vedrai. Ti faccio vedere quello che vedi, bro. Riparati gli occhi perché vedrai un qualcosa di miracolante. Una spella a 9 di quelle golose, capo. Di quelle che non vi aspettate. Di quelle che mettono 27 segreti e puliscono board. Guarda. Preparati. Vedrai cosa vedrai. Me la sto già pregustando, bro. Io lo vedo un po' impacciato. Ah. E ho beccato un altro player oggi nella giornata. Dio madonna. Male. Dimmi che hai perso, almeno mi tira sul morale per come sto scappando. Te lo dico tra poco, capo. Vedrai! Cosa vedrai? Cioè, anche il culo in faccia, comunque. Zitto, audio! Va bene. Erano rimasti pochi mana, ovviamente. Gli spicci per la merenda. Molto bene, Chalin. Ti spacco il culo, capo. Perché questa spell, ragazzi, mia è una spell di altra classe. 5-7, non bersagliabili da spell o HP. Ah, bro, contro rogue mi gusta come il cazzo, mi gusta. Aspetta, ma che lo ammozzi, lo pio. Il culo lo bucio. Hai mai provato a infilarti uno spilletto nel buco del pene? Sì, ma che cazzo di domanda è? No, beh, no, perché ci ho provato, ero piccolo. L'ho anche schiacciato per renderlo un pochino più grosso, il buco. Un male della madonna, non lo fare, cioè, se ci hai mai pensato. Sono già fatto male, solo pensarci, non stai bene, testa. Cioè, torna sempre al discorso che se ti fai vedere da uno psicologo, vai a uno che è tipo l'uomo che sussurra ai cavalli. No, non lo fate, fa molto male, effettivamente. Non è una bella cosa. Audio. Noi subiremo un astro. Pensi se entrava Miriana un peggio nunzio in questo momento? Cioè, tu come uscivi? Che sto a vedere? Ah, vabbè. Come rispondo? Non so, ti ho detto io ti auguro che perdi, così impari a darti un limite quando devi smettere. Frizziamo, no? No, devo farmi di MDHA, sì. Sì. Inondazione buona per Asta, HP, frizza, faccio. Devo mettere pezzi per il suo Astro, al capo. Ne ha due, ne ha. Il primo lo counteriamo così, il secondo andando vedendo. Darko più tardi se ci arriva. Questa partita è vinta. Ecco. No, come faccio, capo? Come faccio, bro? Ok, c'è il secondo astro in mano. Mordresh tipo potrebbe essere spicy qua, eh? Non è Mordresh, non è spicy. Non bello, raga. Non bello, cazzo. Era l'unica leggendaria che non volevo pescare, perché se pescavo Roam potevo tirargli un'altra spella a 9. Col comandante abbiamo un altro alibi.
giusto quel trade, devi fare quel trade e fare Astral. Non capisco cosa cazzo sta pensando. No, ma è ottimo. Ah, un'animazione veloce mi stai dicendo, capisco. Va bene. Come te ne va di giocare a sto gioco? Cioè, vedere questa animazione a me sta passando la voglia di boh. Respira. Mo trattengo il respiro. Non lo so, bro, attaccatissima alla vita comunque, sì. Questo lo possiamo dire con lungimiranza. I sintomi saranno gravi. Abbiamo un altro alibi dal ragazzo. In realtà ne abbiamo altri due, raga, perché posso fare Bran, Muzio Scevolo, no? Raid. Quali sono le altre carte che mi dà lui? Non mi ricordo. Questa, ragazzi, comunque è la play, no? E indipendentemente dagli alibi, c'ha 5 danni, c'ha 6 danni, bro. Non può pescare niente di che. Deve tradarmi Borda. Sennò ho perso. Facciamo. Gandhi, come si chiama? Non tradi? Non mi rispetti proprio, quindi. Non è manco un brutto draw questo. Però abbiamo board per tradare ora noi. Quattro, otto, nove, undici. È Lidl, no? Non è Lidl perfetta? Fammi pensare. Il nostro dono del fuoco ci potenzia. E te so contato male, bro. Sarebbe il momento più bello della giornata. Era sempre Lidl perché è meno uno che. Mamma, raga, sono un giocatore versatile. No, ho contato bene, capo, ho contato bene. Non ho giocato la carta a caso, andando vedendo. No, ho contato bene, capo, ho contato bene.